Ecco, continuando a ragionare intorno alla crisi, una delle cose che per prime salta quando c'è la crisi è la solidarietà, no? La cooperazione, eccetera. Allora abbiamo chiesto ad Alessandro, che è della cooperativa di Unico Mondo, di portarci anche lui una testimonianza, l'esperienza del loro lavoro quotidiano. Sì, difficile inserirci qua, ma il lavoro, cioè il problema del lavoro è effettivamente qualcosa di molto concreto rispetto appunto a questi temi che ci travolgono un po' tutti, no? Quindi il lavoro giusto, il lavoro senza sfruttamento, il lavoro rispettoso dell'ambiente, il lavoro solidale, il lavoro equo, no? È questo che le cooperative sociali, le cooperative di commercio equo da sempre cercano, cioè sempre cercano di costruire. Qui al nord del mondo come al sud del mondo, quindi una cosa che sia globale, quindi una costruzione di un'alternativa che possa valere per tutto il mondo. Ora siamo in crisi anche noi, il sistema ci è un po' travolti, non sappiamo perché, forse perché siamo troppo parte di questo sistema, ci siamo lasciati colonizzare l'anima, come dice Sergio. Ci stiamo chiedendo come sopravvivere. E come rompere le logiche della crescita per la crescita, appunto, perché anche noi un po' a volte siamo dentro queste logiche. La crisi può essere anche un'opportunità per noi, cioè l'essere deboli ci dà la forza, o ci obbliga a fare rete, per esempio, quindi a unire le varie cooperative sociali, le varie realtà di commercio equo, che spesso quando si stava bene ognuno va per conto suo, no? Quindi questa è una cosa che può farci bene. Quindi qual può essere, cioè potremmo essere più decisi a presentarci in maniera più forte, a presentare la nostra alternativa, insomma, questa è un po' l'idea che ho io. E chiedevo appunto a Sergio se ha qualche suggerimento da darci o qualche spunto, visto la sua visione così ampia e profonda della nostra società. Grazie. Ecco, su questo Sergio Latouche, Alessandro introduceva all'inizio un tema, quello del lavoro, che poi è anche, come dire, la dimensione più evidente di questa crisi, che tante famiglie stanno vivendo in maniera drammatica. Proprio ieri sono uscite le ultime proiezioni sulla disoccupazione in Italia nel 2013, che dicono che la disoccupazione potrebbe raggiungere il 12%. Lo scorso novembre l'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, ci ha detto che il 37,1% dei giovani sono senza lavoro, non lo trovano, non riescono a trovarlo, spesso rinunciano anche a cercarlo perché vedono l'impossibilità di un qualunque futuro. Ora, l'altra mattina su Radio 3, Ilvo Diamanti, che era seduto qui con noi pochi mesi fa assieme a Carlo Petrini, diceva, proprio a proposito della disoccupazione, che alcuni anni fa si diceva che, molti anni fa ormai, si diceva che l'automazione ci avrebbe reso liberi del lavoro. Oggi invece l'automazione ci ha reso sì liberi dal lavoro, ma perché non lo abbiamo, e quindi di fatto ci ha resi schiavi del nostro tempo libero. Lei, anche parlando di crisi, ma anche di alternativa come decrescita, quale soluzione vede per questo problema enorme che è il problema della disoccupazione? Allora, sul lavoro si potrebbe parlare anche per ore, perché è un grosso problema. Direi che noi partigiani della decrescita diciamo, perché possiamo partire dalla campagna elettorale francese di 2007, questo sciagurato di Sarkozy aveva riuscito la campagna con una parola d'ordine: lavorare di più per guadagnare di più. Ma era una stupidità incredibile. Ma più è incredibile, più le stupidità sono più incredibili, più è successo. E allora mi fa arrabbiare, perché per tutta... Per tutta la mia professionale sono stato un economista, anche eterodosso, ma un economista. E allora ho detto ai miei colleghi: ma come accettate di sentire questo? Non scendete nella strada per denunciare l'impostura di questo
personaggio, perché per gli economisti, anche tutti gli economisti più i più ortodossi, abbiamo una legge, la legge dell'offerta e della domanda, che ci dice che quando l'offerta aumenta, se la domanda non aumenta, allora il prezzo si abbassa. Allora se si lavora di più, va detto che l'offerta di lavoro cresce, ma come c'è già disoccupazione, sapete che la domanda non cresce. E allora se si lavora di più, necessariamente si guadagna di meno. E questo si è verificato. Il stipendio è sempre più basso, i redditi del lavoro sempre più bassi. Allora noi potremmo dire lavorare meno per guadagnare di più. E questo è coerente con la legge economica, perché se si lavora meno fa diminuire l'offerta del lavoro e se la domanda è abbastanza forte il stipendio deve aumentare. Questo si è verificato nella storia, nel XIV secolo con la peste nera, i numeri, ci sono tanti morti, un terzo della popolazione europea è morta. E allora i capitalisti, i primi capitalisti si lamentavano perché il lavoro non c'era abbastanza e il prezzo del lavoro era troppo alto. Allora se si diminuisce gli orari di lavoro si fa salire il prezzo del lavoro. Allora diciamo lavorare meno per guadagnare di più, questo è giusto, ma facciamo ancora un passo avanti, lavorare meno per lavorare tutti, dato che oggi siamo nel sommo dell'assurdità, che abbiamo milioni di lavoratori che lavorano come pazzi 15 ore al giorno e milioni di ex lavoratori che sono disoccupati e che vorrebbero lavorare. Allora se il lavoro è diventato, e contrariamente a ciò che diceva anni fa Jeremy Rifkin, il lavoro non è sparito, c'è il lavoro, l'abbiamo esportato in Cina, sì, ma c'è ancora il lavoro. E poi se il lavoro non c'è, c'è molto lavoro, conviene condividere il lavoro, lavorare meno per lavorare tutti. Questo, allora avete detto che dobbiamo diminuire drasticamente gli orari di lavoro. I socialisti francesi di 81 avevano avuto una piccola idea di questa direzione giusta con le 35 ore, solo che non hanno avuto il coraggio di andare in fondo, contrariamente a ciò che i lobby hanno fatto credere. Non è uno scacco, i 35 ore di lavoro hanno creato 350.000 posti di lavoro, non è niente, ma al medesimo tempo avevano fatto un calcolo, volevano al medesimo tempo avere la botta piena e la donna ubriaca. Allora volevano dire se abbassiamo gli orari di lavoro, la produttività aumenterà e allora finalmente sarà un gioco vincente, win-win, guadagnanti. Fino a un certo punto sì, ma non era il problema. Il problema è che si deve lavorare meno per dare lavoro a tutti e per questo non solo 35, ma dopo le 35 andare verso le 30, 25, 20, fino a lavorare 2-3 ore al giorno, che era già il progetto. Ma si deve rileggere i primi socialisti dell'Ottocento, William Morris, Paul Lafargue, tutti questi dicevano normalmente con la produttività degli strumenti moderni dovremmo lavorare non di più di 3 ore al giorno. L'avevano tutti detto, anche Keynes nel suo saggio dedicato ai suoi nipotini, e diceva che normalmente dovremmo lavorare 2-3 ore. Allora, ma noi che non sono economisti, i partigiani e facciamo ancora un passo avanti, diciamo lavorare meno per vivere meglio.
Allora questo è un grosso problema, perché la perversione del sistema è tale che non solo siamo diventati tossicodipendenti del consumo, ma siamo anche, meno gli italiani degli altri devo dire, ma siamo diventati tossicodipendenti del lavoro. Soprattutto gli americani hanno creato per questa malattia un nuovo nome, parlano di work alcoholism. Siamo drogati del lavoro, e è vero che non sappiamo più, enfin, io sì, ma altri non sanno più cosa fare quando, e si dice che una delle ragioni dello scacco dei 35 ore in Francia è perché gli orari liberi negli operai non sapevano cosa fare, eccetera, solo guardare la televisione, è una tristezza terribile. Allora dobbiamo ripensare all'invenzione del lavoro, e il problema è la parola italiana lavoro non è così chiara che la parola francese, che anche viene dal latino, perché in francese diciamo travail, c'è travaglio in italiano, ma non è usato molto. E travail viene dal latino tripalion, che è un strumento di tortura. Perché per secoli, tutti, come i vecchi, i greci, i latini, consideravano che il lavoro era la cosa dei servi, che cosa, un uomo libero non deve lavorare, che il lavoro è una forma di tortura. Basta pensare che il primo lavoro, come il lavoro salariato, era nelle miniere, un lavoro di schiavi sicuramente. E allora questo... E poco a poco tutte le altre forme di attività, perché naturalmente gli artigiani avevano un'attività, ma che non era una tortura. E i nobili, anche i nobili che facevano la politica, cioè avevano un'attività, ma non era una tortura, un lavoro. Poco a poco, con l'ideologia del lavoro salariato, perché il lavoro è l'attività salariata, e non l'attività libera. Un universitario, io dico sempre, non ho mai lavorato nella mia vita, solo 2 mesi quando ero studente che ho lavorato, e ho trovato questo talmente insopportabile che ho deciso di fare l'universitario per avere un'attività piacevole e di più per il quale sono pagato. Questa va bene. Ma allora... Diciamo che dobbiamo ritrovare la concezione di prima del capitalismo, dove, come l'ha spiegato bene la Hannah Arendt, la vita umana, abbiamo 24 ore, una parte per dormire e l'altra parte. Allora l'altra parte era tradizionalmente, e più o meno in tutte le società è più o meno così, un'altra parte, in 2 parti più o meno uguali, che lei chiama, che tradizionalmente nel Medioevo era chiamata la vita contemplativa e la vita attiva. Allora la vita contemplativa in che cosa consiste? Consiste a meditare, pregare, giocare. Il gioco era molto importante, I romani passavano la metà del tempo negli giochi del circo, eccetera. I cristiani hanno svalutato un po' il gioco, ma è importante giocare, sognare, eccetera. Una cosa che mi ha colpito molto è che, leggendo un classico italiano, il famoso Corteggiano di Baldassare Castiglione, che è un testo del 500, del tempo di Machiavelli, lui dice: il buon principe è colui che cerca che vuole fare il buon governo. Il buon governo è colui che fa il bene comune, il cattivo governo è celui che fa il bene proprio, come Berlusconi. Bon. Allora,
il buon principe che vuole fare il buon lavoro deve, lui dice ancora del tempo di Machiavelli, deve dedicare più tempo alla vita contemplativa che alla vita attiva. Provate oggi di dire sia a Monti che a Hollande, a Merkel, che deve dedicare più tempo alla vita contemplativa che alla vita attiva. È impossibile, siete pazzi, hein? Abbiamo dei tanti impegni, tanti, era così. Allora per secoli questa. E poi la vita attiva era, c'era tre parti. La praxis, che è la vita del cittadino, essere cittadino, che si deve dedicare molto tempo per gli affari pubblici, in una società democratica si dovrebbe dedicare almeno 3-4 ore al giorno a fare la politica. Fare la politica non è il fatto di scegliere tra Pepe Grillo o Monti, no. Fare politica è decidere se a fianco della casa si costruisce una centrale nucleare o un asilo nido o un giardino pubblico. Questa è la politica. Cioè, tutti sono, se c'è l'impresa che sparisce, se si dobbiamo fare, se non c'è più, tutto questo, la vita quotidiana è sempre piena di attività politica. E poi la poesia, c'est-à-dire l'arte di confrontarsi alla materia o agli altri, fare l'artigianato, fare la musica, la pittura, eccetera, dedicare tempo a creare, perché quando si fa la cassiera nel supermercato la creazione è limitata, naturalmente questo è il lavoro servile, è una necessità forse per guadagnare alcuni soldi, ma non è un modo di realizzarsi. E la terza parte che chiama l'attività dell'animal lavorance, vedete che un'attività di animale non è un'attività dell'uomo. Questa è allora nel progetto della decrescita normalmente dobbiamo poco a poco uscire da questa ideologia del lavoro per ritrovare l'attività libera, quella che di cui parlava Marx nei primi suoi scritti, diceva che l'uomo nella città ideale del comunismo allora farà 2 ore di critica letteraria, poi 2 ore del giardino, 2 ore eccetera, un'attività così, bon, come nelle società arcaica dove si produce la sopravvivenza senza avere questo peso del lavoro. Questa, bon. Allora per il momento, per uscire dalle, perché questa è la grande sfida oggi, che la disoccupazione è una tragedia terribile. Allora cosa proponiamo noi come soluzione per oggi? Diciamo che dobbiamo prima di tutto demondializzare, ha detto, contro questa trasloco planetaria che ha distrutto tutti questi posti di lavoro nelle manifatture, nell'artigianato e tutto questo, che sono tutti andati in Cina o in India, ritrovare, ricreare l'attività locale. L'ideale normale, che è normalmente un territorio libero, un territorio democratico, deve essere il più possibile autosufficiente. Non si tratta di un'autarchia totale, ma si tratta di produrre. Questo consumare chilometro zero è una parola d'ordine giusta, e cercare di produrre il più possibile le cose di cui abbiamo bisogno, non produrre per esportare e non consumare tutto quello che viene dall'estero. Poi la seconda cosa, possibilità. Allora, questo già ricreerebbe un sacco di posti di lavoro. Secondo punto, riconvertire, la riconversione ecologica, soprattutto dell'agricoltura, ma non solo dell'agricoltura, di tutte le attività
che sono inutili come la pubblicità o nocive, eccetera, donc fare la riconversione dell'energia, soprattutto per noi francesi, passare dall'energia nucleare a delle energie rinnovabili. E infine, se non basta, ridurre gli orari di lavoro per lavorare tutti. E questo naturalmente, allora non dico che è facile, questo soprattutto che ci sono molti forze contro questo progetto, ma è una soluzione che mi sembra molto realista. Grazie.